Esce dall'euro e che cosa succede? Succede che tutto il nostro listino prezzi diventa giusto per la nostra economia e quindi quello che ci sembra una cosa incredibile, vale a dire che prodotti che abbiamo sempre venduto in tutto il mondo con successo non vengono più venduti, ricominciano a essere venduti, e significa che chiunque aveva una fabbrica che sta chiudendo si troverà degli ordini dei suoi prodotti, la terra aperta, e penserà a assumere delle persone. Solo vantaggi quindi secondo voi, neanche uno svantaggio? Lo svantaggio è che ci costeranno di più prodotti esteri, senza dubbio, però è quello che vogliamo cercare, perché uno pensa sul breve termine mi sembra conveniente andare a comprare un prodotto estero, però quando vengo licenziato e poi dopo il mio stipendio scende a zero, anche se è conveniente il prodotto estero non lo compro più. L'Italia è ancora un paese che produce? L'Italia è un paese che produce fortemente, il nord è un paese che produce fortemente e soprattutto è molto flessibile, per cui è possibile ricominciare a produrre senza aver disperso quel know-how che invece abbiamo sempre avuto. Certo, ogni secondo che passa è più difficile. A quale moneta fareste riferimento? Allora, le possibilità sono due: o uno smantellamento dell'Europa partendo con due monete, però bisogna trovare l'accordo con gli altri, quindi la Germania e i suoi satelliti, Finlandia, Austria e così via, se ne va e gli altri rimangono al momento con la moneta attuale che poi va smantellata, oppure altrimenti avremo una nostra moneta con da subito, se gli altri non sono d'accordo, una nostra moneta da subito che la chiamiamo come vogliamo, la chiamiamo Fiorino e quello che è, con la nostra banca centrale. Il Basta Euro Tour è iniziato a Firenze, sabato prossimo farà tappa a Milano. Al di là delle domande che le pongono i suoi colleghi accademici piuttosto che i giornalisti, che cosa dice la gente comune rispetto all'euro e alle prospettive di un'uscita dall'euro? Dice che abbiamo ragione, dice che si stupisce perché solo noi diciamo questa cosa, e ci chiede cosa difendono gli altri, quali interessi difendono gli altri per negare una cosa che è sotto gli occhi di tutti, vale a dire che con l'euro stiamo peggio rispetto a quando invece non ce l'avevamo. Ci hanno passato come un creatore di ricchezza, questa ricchezza non la vede nessuno e quindi dicono: ma gli altri, dietro gli altri chi c'è? Io non lo so chi c'è dietro gli altri, ho qualche mia idea, perché ovviamente gli interessi di chi sta speculando su questa situazione sono forti. Basti pensare che ogni trasmissione che magnifica la situazione attuale, che ne so, avete mai fatto caso di chi sono gli spot ogni volta durante una puntata di Ballarò, di Report e cose di questo tipo? Finisce il servizio su quanto sono belli e biondi in Germania, poi dopo parte una sequela di pubblicità di macchine tedesche, di frigoriferi tedeschi e così via. Purtroppo i motivi sono quelli. E tra i quesiti a cui lei dà risposta nel suo libro sul Basta Euro, sostanzialmente, quali sono quelli fondanti, quelli più importanti e richiesti? Allora, per quello che riguarda il perché l'euro, il primo è più importante, vale a dire il perché l'euro ci danneggia, e lo spiego un po' diffusamente, e poi dopo invece ci sono le bugie più comuni, vale a dire la rata del mutuo che sale, ma noi abbiamo le materie prime quindi non potremo mai produrre nulla perché tutto costerà tantissimo, la benzina che costerà tanto perché noi importiamo l'energia, il potere d'acquisto che crolla perché ci sarà l'iperinflazione con la carriola delle monete e così via. Sono ovviamente delle assurdità e in poche parole cerco di spiegare il perché è così. Senta, come si trova a collaborare con Matteo Salvini e la Lega Nord? Benissimo, se devo essere sincero, io ho parlato con tutti i partiti, quindi non è che ho preso questa direzione senza aver fatto il mio giro di consultazione, però c'è chi ha capito, e Matteo Salvini ha capito tutto sin dal primo giorno in cui ci siamo trovati per spiegare o per analizzare queste situazioni, e stiamo parlando di tanti mesi fa, quindi non è una cosa improvvisata per le europee. Altri sembrava che capissero, ma poi evidentemente avevano altri interessi o altri guinzagli.